Nunzio Belcaro, titolare della UBIC di Catanzaro. 3 anni fa nessuno avrebbe pensato che questa libreria avrebbe avuto così tanto successo. Noi ovviamente questo non lo pensavamo, perché il progetto è stato meditato ed è stato, insomma, frutto di una volontà e di una passione che voleva esprimersi. Come dicevo appunto prima, ci sono due modi nell'attività umana, secondo me, di condizionare il territorio. Secondo me, a livello imprenditoriale, di aprire un'attività. Una è quella di guardarsi attorno attraverso un'indagine di mercato e vedere se si riesce ad intercettare un bisogno già esistente ed andarsi a collocare in un mercato già specifico. Per noi non era così, noi realmente dovevamo lavorare molto di più sulla costruzione di un bisogno, per due motivi. Uno, perché è la città di Catanzaro che già di suo era debole nei confronti e nei numeri di mercato della lettura, e due, perché all'interno della città la UBIC apre nel quartiere di Catanzaro Lido, che ancor di più non aveva mai avuto un presidio culturale importante, è una libreria con tanti metri quadrati e tanti metri lineari destinati ai libri. Quindi la sfida era di per sé complessa, però la complessità è affascinante, perché nella complessità ci stanno tantissimi elementi. Gli elementi che noi abbiamo, secondo me, portato è stato innanzitutto quello di spersonalizzare il locale. La UBIC oggi viene percepita come una piazza libera di fruizione per quello che è il dibattito culturale della città. Un altro elemento è quello di avere generato all'interno sempre della nostra comunità una piazza in rete che partecipa con le altre librerie a livello nazionale e che con esse si interpone, si confronta. Così intercettiamo anche il giro dei grandi autori nazionali e internazionali che abbiamo avuto il prestigio di ospitare qui da noi. A proposito di queste ospitate importanti, che riscontro si è avuto da parte di questi nomi altisonanti della letteratura e della cultura in genere? Come hanno trovato la piazza di Catanzaro? Anche qui si lega molto a quello che dicevo prima. Inizialmente gli eventi che riscuotevano maggior successo erano i libri di saggistica che parlavano del nostro tessuto territoriale, o che magari intercettavano i soliti argomenti legati alla criminalità. Invece è stato bello vedere il processo di normalizzazione del dibattito, perché nel tempo la gente si è sempre più abituata a frequentare e a venire a momenti legati ad autori che scrivono di narrativa, e mentre all'inizio grandi scrittori di narrativa facevamo fatica ad avere un numero, diciamo, sufficiente per dare lustro all'ospite, oggi sono gli eventi che vanno di più. È bello vedere che da Diego De Silva il nostro Carmine Abate o con Maurizio De Giovanni, insomma, la libreria si riempia di un numero nutritissimo di persone. Possiamo dire che quindi questa UBIC è un progetto che comunque riesce a coniugare il testo, il libro cartaceo, con l'interattività che arriva dai vari mezzi, come dicevamo prima, Facebook per esempio, i vari Twitter. Sì, oggi è determinante, è impossibile pensare a una libreria che sia chiusa dentro il suo riccio e attraverso soltanto lo strumento del libro, diventerebbe quasi un negozio di modernariato. La libreria deve essere, in quanto contenitore di cultura, deve intercettare il futuro, deve essere espressione di ciò che è avanti a seguire. Il dibattito della libreria è molto presente sui social network e siamo molto seguiti sia sul profilo Facebook sia sui vari giornali web e i vari social network. Sì. Un'anticipazione sui prossimi eventi?
Sì, anticipo le date certe. Il 28 novembre avremo Nicola Gratteri qui con noi e prima ancora il 15 novembre un grandissimo scrittore della Mondadori che è Marco Desiati, che invito tutti a vedere, e rientra nel discorso della narrativa che dicevamo prima. Vi dico i due eventi di novembre, con una sorpresa per dicembre. Va bene, okay. Grazie. Prego.